Fred Film Radio, sono Matt Micucci dalla 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia in compagnia del regista Roland Seiko, regista del film La macchina delle immagini di Alfredo C. Grazie per essere qui con noi. Grazie per l'invito. Ho visto il film, mi è piaciuto moltissimo. Fa molto piacere. E chi è Alfredo C? Alfredo C è un ex operatore dell'Istituto Luce che lavorava in Albania durante il fascismo filmando le attività del fascismo in Albania. Prima era stato l'operatore in tutta Italia seguendo anche Mussolini. Per uno scherzo del destino si trova, dopo la liberazione dell'Albania, si trova come l'unico operatore in Albania dove servono gli operatori cinematografici e si mette al servizio del regime comunista. Da Mussolini va a filmare il comandante della nuova Albania, che sarebbe diventato poi il dittatore della nuova Albania. Ecco. Quindi è una persona realmente esistita? Sì, sì, Alfredo C. è Alfredo Cecchetti, proprio un nome dipendente del Luce, un operatore come tanti, senza grandi meriti, un semplice operatore bravo decisamente, ma che diventa importante per questo suo passaggio da un mondo all'altro. È una storia che ho scoperto per caso attraverso i documenti e poi ho ricostruito attraverso gli archivi e le riprese al teatro di Posa. Ecco. Le immagini d'archivio sono bellissime. Io poi sono un appassionato di archivi di cinema e ovviamente queste immagini vengono tutte dall'Istituto Luce? La maggior parte dei materiali utilizzati vengono dall'archivio dell'Istituto Luce, poi ci sono anche altri archivi che servono per integrare un po' la storia in alcune sequenze. Gli archivi albanesi allo stesso tempo hanno contribuito con una parte, però sì, quelli del Luce sono, diciamo, la parte più grande. C'è anche una parte recitata in questo film? Si è recitato, interpretata. L'attore, che alla fine è lui che controlla, vede queste pellicole, cerca di richiamare un po' la propria memoria attraverso le immagini che ha girato, è un po' anche una metafora di quello che va a scavare per trovare storie e raccontarle. Le storie che si raccontano in archivi cinematografiche hanno dietro altre storie nascoste. Soltanto qualche giorno fa è passato qui un bellissimo film, qui a 3 Minutes Lengthening, dove da 3 minuti d'archivio familiare semplicemente è costruito un film intero andando a cercare le storie piccole che sono all'interno di 3 minuti soltanto e di un centinaio di persone che in quei 3 minuti appaiono. Anche la stessa cosa vale, credo, per quasi tutto quello che è ricostruito, per poter vedere che c'è una storia dietro un archivio. Ecco. L'abbiamo visto quel film, abbiamo anche intervistato la regista, comunque anche il suo film, insomma, fa vedere che questi documenti sono importantissimi e spesso alcune nazioni non è che le trattino molto bene, non li proteggono. Diciamo che c'è un interesse, sempre maggiore per gli archivi, ma l'archivio cinematografico rischia di scomparire come la pellicola rischia di scomparire, ma ci sono tante altre cose che rischiano di scomparire. Di sicuro in Italia c'è una tensione maggiore, non da poco, ma da un bel po' di tempo che ci si dedica. Di sicuro l'Istituto Luce è forse il migliore, è stato tra i primi che ha insistito di tenere bene gli archivi, divulgarli e soprattutto di conservarli e digitalizzarli. Ecco. Posso chiedere anche, lei è nato in Albania, no? Sì. Quindi per lei è stato anche importante da un punto di vista personale fare questo? No, non credo. Credo che conoscere la storia, di sicuro, poi i miei interessi che vanno anche verso l'Albania, di sicuro mi ha portato a questa storia che parla un po' del rapporto tra l'Italia e l'Albania, di sicuro. Benissimo, grazie per essere stato qui con noi. Grazie a te. Grazie mille. Questo è Fred Film Radio da Festival Insider.